Ciao brutta gente, bentornati in questo Dicecraft. So che siete tristi non perché siete tornati dalle vacanze, ma perché è finita la Gen Con. Abbiamo visto un sacco di titoli, ne approfondiremo in un secondo momento. Ma voglio ricordare che la Gen Con dell'anno scorso presentò un titolo incredibile. Arrivò al primo posto di tutte le classifiche di quella Gen Con ed era questo: Vast, la caverna di cristallo, Vast the Crystal Cavern. E quindi a distanza di un anno arriva la versione retail anche sul mercato europeo, ed eccola qui. Perché questo gioco ha fatto tanto scalpore? Beh, basta guardare la scatola. Vedete, in questa scatola ci sono il drago, ci sono i goblin e c'è il cavaliere, tutti personaggi usabili. Ma cosa che sicuramente vi farà arrabbiare tantissimo è il fatto che la caverna che avete dietro è uno dei personaggi che possiamo usare. Quindi abbiamo a che fare con un gioco asimmetrico molto particolare e non voglio perdermi in altre chiacchiere perché c'è veramente tanto da cui dire alla fine del video. Invece ora potete vedervi tutto il gameplay, avete 3 turni per capire bene o male come funziona questo gioco e non mi resta che dire buona visione in questo Dicecraft. Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. You control the actions of a daring adventurer finding his way through the castle of a dark wizard who has infested it with treacherous monsters and obstacles. In the mysterious caverns below the castle, your odyssey continues against the awesome forces that oppose your efforts to reach the dragon's lair. Benvenuti in Vast, la caverna di cristallo. Ed ecco le classiche scale della caverna. Ed è il turno del nostro cavaliere. Vocina da cavaliere? Salve. E che si piazza all'ingresso. Non appena entrate, la caverna ha il compito delizioso di rimpinguare i lati attorno alla zona illuminata. La caverna li può vedere? La caverna certo può vederli prima di piazzarli, la caverna vede tutto, tutto conosce. La cavaliere invece non conosce e quindi può muoversi o usare i suoi incontri per andare a scoprire nuove parti della caverna. Quindi la prima cosa che farà sarà usare un movimento per andare a scoprire cosa c'è. Le carte vanno, le tessere vanno posizionate ovviamente con un'entrata fattibile e non un muro, altrimenti avrebbe piantato il naso all'eroina. E è apparso un evento. A questo punto la caverna pesca 3 eventi e decide quale far avvenire. Quindi potrebbe far perdere 2 grit, 2 di esperienza al cavaliere che ancora non ne ha, pescare 2 token omen o fargli già un'imboscata. In questo caso farà una cosa che va a suo vantaggio, ovvero pescherà 2 token omen dal suo sacchettino. Il cavaliere è entrato, o meglio ha scoperto, rivelato una tile della caverna. Questo, secondo la tabellina che è riportata nella sua scheda, indica che la fa aumentare di 1 di esperienza, quindi il cubetto rosso va sull'1. Il cavaliere ha finito l'esplorazione, la caverna si ricompone. A disposizione ci sono ancora 2 azioni. Il cavaliere decide di usarne una per muoversi ulteriormente e quindi avere fino a 3 movimenti e avere fino a 2 encounter. E il cavaliere può spostarsi ulteriormente. I lati della caverna ancora una volta si ricompongono e appare un magnifico tesoro. Il cavaliere ci si era mosso e quindi ha il diritto a pescarlo. La caverna ancora una volta fa da master, quindi pesca 2 tesori e decide quale regalare al cavaliere. Il cavaliere decide che al momento non gli serve, quindi rifiuta il tesoro. E questo, sempre secondo la scheda, ovvero declinare un tesoro, gli fa guadagnare 5 punti esperienza. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Fa anche la spocchiosa, hai capito? Fa anche la spocchiosa, in questo caso riuscite già a sbloccarsi un altro cubetto che potrebbe usare già adesso per fare altre azioni, quindi per muoversi ulteriormente o per avere altri encounter. Però, siccome è anche un cavaliere prudente, potrebbe decidere di utilizzarlo come scudo. È il turno dei goblin. Esattamente, quelli che fanno sempre questo verso qui. Hanno rabbia 1, quindi possono andare a prendere una carta war. Se avessero
più rabbia, prenderebbero più carte e potrebbero scendere una. In questo caso si accontentano di uno e hanno quindi la generazione. Vedete, ci generano due goblin sul simbolo 8, sul simbolo zanne, due goblin sul simbolo bones e due goblin sul simbolo ear. Quindi hai avuto fortuna, due goblin per ogni fazione. Nessun mostro è segreto da pescare, perché ho 0 e 0, peccato. Quindi questa va negli scarti. E posso andare poi in seguito, organizzo le squadre. Il segnalino rosso vuol dire che questa tribù ha un più uno di forza. E ogni volta che si aggiunge più uno di forza è buona cosa aggiungere questi token rossi. Posso fare la loro reveal ancient piazzandoli esattamente dove ci sono i loro simboli. In questo caso ne piazzo solo uno, perché gli altri li voglio tenere di scorta in caso di imboscate. Ok, visto che ho rivelato i signori Fangs, posso fare anche la loro azione specifica, che è aumentare di uno la rage. Così il prossimo turno i goblin pescheranno due carte. Ma ogni caverna che si aspetta è il suo drago, e questa volta è il turno del drago. Il drago è addormentato e inizio partita, non c'è sulla mappa, ma comparirà dove c'è l'eroe. A questo momento entra in gioco anche il drago. Il drago come azione ha pesca tre carte pari al suo valore di spirito. Tre carte che vedete hanno dei simbolini molto fichi. Questi simboli mischiati possono fare attivare le varie azioni del drago. In questo caso giocherò Clove per attaccare i goblin. Ogni volta che un drago fa un'azione, o il drago, perché è meglio che parli al singolare, anche se... tira il drago, ecco, vedete, ha fatto questo simbolo, vuol dire che agisce l'attacco in questa zona. Il drago non può attaccare l'eroe, anche perché in questo momento è sottoterra, vedete, è addormentato. E quindi di fatto non riesce a colpire i goblin, perché colpisce solo in quest'area, perché il dado appunto ha fatto solo la mia famosa fortuna con i dadi. Se invece facevo un'azione di questo tipo avrei colpito tutte queste aree, e se c'erano goblin avrei fatto miam miam. Va bene, allora vediamo di usare invece due carte assieme che attivano l'effetto di burn, che rivela una tessera oscura ovunque nella mappa. In questo caso non devo tirare il dado, ovviamente. È forse l'unico caso in tutti. Io rivelerò questa tessera qui e la devo piazzare ovviamente. La caverna ancora fa il suo dovere, si rimpingua. E è stato un drago fortunato. È stato un drago fortunato perché ha trovato un evento, ma soprattutto ha rivelato un event tile, e quindi può spostarsi uno di questi cubetti qua sotto. Attenzione, perché nel momento in cui il drago arriverà a 11, il drago si sveglia, ragazzi, e sono cavoli amari per tutti. Una volta svegliato andrà a piazzare questo segnalino, vedete che è già più grosso di lui, che indica che è sveglio, e il suo unico scopo sarà uscire dalla caverna per distruggere tutti i mortali rimasti sulla terra. La caverna ha lo scopo di gestire tutto quanto, quindi la prima cosa che andrà a fare sarà collezionare i suoi token omen. Omen. Allora, la caverna pesca da questo sacchetto un numero di token in base a quanti cristalli e token tesori ci sono sulla mappa. In questo caso se ne sono già ladrati uno e quindi ce ne sono zero. E corrisponde un solo omen. Fortunatamente ne avevamo già pescati due prima. In base a questi simboletti possiamo attivare una o più volte tutte le azioni della nostra plancia. Ovviamente in base a quello che ci interessa fare. Ad esempio userò questo simbolo qui, una sola volta, per piazzare una nuova tile. Quindi questo lo rimetto nel suo sacchettino. E scelgo dalle tre tile che ho in mano cosa andare a piazzare. Siccome l'eroe sta cominciando ad andare un po' troppo veloce per i miei gusti, gli piazzerò un'imboscata qui vicino. Così. Fatto questo, le azioni omen si possono fare in qualsiasi momento del turno, quindi volendo potrei farne di nuove, ad esempio usare i pipistrelli per spostarli, ma me li conservo per dopo. A questo punto, azione 2, Shake the Cavern. Vado a mettere una nuova tessera, sempre dalla mia mano, un nuovo evento da questa parte, di nuovo rimpinguo, e infine piazzo un tesoro. Quindi andrò a prendere uno dei miei mattoncini e lo metterò nella tessera che ho appena aggiunto.
in modo da incentivare il cavaliere ad andarci sopra e a prendersela sui denti. Ora che abbiamo una panoramica del gioco, vediamo quali sono gli obiettivi, perché è un gioco asimmetrico, ricordiamo, e ognuno ha un obiettivo ben diverso. L'eroe deve uccidere il drago. Vabbè, siamo al classico dei classici. I goblin, o meglio anche i mostri della caverna, devono uccidere l'eroe. Aspetta, non era un gioco originale questo? Il drago, come ho detto prima, deve uscire e distruggere il mondo. E la caverna ha il ruolo più bello di tutti, perché il suo scopo è collassare su se stessa. Esatto, finendo tutte le tessere a sua disposizione, comincerà poi a crollare e uccidere tutti gli abitanti. Tutti presenti. La prima azione dell'eroe ovviamente è recuperare tutti i suoi cubetti per poterli riutilizzare nel gioco. Un movimento è fattibile. E abbiamo sempre l'encounter. Lo stesso incontro ci permette di rivelare tessere e eventualmente anche attaccare se c'è qualche creatura sopra. Per attaccare questi goblin però dovremmo avere pari alla loro forza. Loro hanno 2 di popolazione più 1 di forza, quindi hanno un totale di 3. Per attaccarli dovrò spendere tutto quello che ho a disposizione in un attacco di pazzia per superare la loro forza. È un po' pazza questa. Quindi l'eroe si muove, rivela la tile. La tile girata è un cristallo. Quindi andiamo a posizionare un cristallino. Attacchiamo con successo perché la nostra forza, abbiamo detto, è superiore, quindi i simpatici goblin scatterano, il che significa che perdono 2 di popolazione, in questo caso tutta, e se ne tornano a casa. Bastarda. Bastarda. Cosa è successo nel fare questo? E soprattutto perché non hai attaccato il drago visto che avresti potuto? Beh, avrei potuto, ma intanto è sotterraneo e poi ce li avevo davanti e sicuramente al prossimo turno avrebbero iniziato a rompere le scatole, quindi ho preferito farli fuori. Inoltre, l'eroe ha delle side quest che può risolvere e in questo caso avevo puntato a Senza Paura, che prevedeva di rivelare una dark tile con dei goblin sopra e di attaccarli nello stesso incontro. Cosa che sono riuscita a fare con successo, quindi ho risolto la side quest guadagnando 4 di esperienza. Inoltre ho rivelato una nuova tile e quindi prendo un altro cubetto. Ah no? Lo utilizzo su percezione in modo da poter fare un altro incontro, spaccare il cristallo perché siamo dei vandali distruttori e facendo questo guadagno altri 2 punti esperienza. Come i goblin prima sono stati attaccati, il loro rage arriva a 3 perché sono veramente arrabbiati e questa volta pescheranno 3 carte. Allora io uso questa carta qui che mi fa aumentare di 3 la popolazione goblin con la zanna, di 2 le ossa. L'importante è che non vadano mai in sovrannumero perché sennò i goblin si picchiano e scappano via. E l'ultimo è lei. L'occhio. E in quella carta c'è anche indicata un'altra cosa. Esatto, che pesco una carta mostro. Vado a piazzare il mostro in una tribù. I mostri sono molto utili perché danno dei bonus. In questo caso posso permettere alla tribù intera di passare attraverso i muri. Quindi andiamo a mettere il bonus golem e piazzare sul loro simbolo i goblin. Quindi e piazzerò anche questi qui. Lightrip, che sono, diciamo, i goblin più intelligenti, quelli che sono laureati. Quelli che hanno l'elementare. E lo sappiamo, 2+2=3. E pescano una carta segreta grazie all'azione speciale. L'azione si attiva, ricordo, solo se i goblin entrano sulla mappa. Segreto che vado a tenere a parte per un momento migliore. Attenzione, posso avere massimo 5 segreti in mano. Il drago pesca fino a 3 carte perché ha 3 di spirito, ricordiamo. Questi sono i simboli e stavolta combina l'azione e il movimento. Il drago si può muovere sulla mappa solo in una direzione, non può fare L o roba del genere, e per un massimo di 2 normalmente. E in questo caso va direttamente nella tana dei goblin. Ah ah! Citazioni. E da buon bravo ci riprova a mangiarsi un po' di goblin. Tira il dado. Sì, a quanto pare riesce molto bene quel tiro e stavolta va a segno. I goblin scappano via. E tornano alle origini. 2 di questi goblin però vengono mangiati dal drago. Il drago mangia sempre 2 goblin.
Se ce ne sono abbastanza. Se ce ne sono abbastanza, ovviamente. Come seconda azione, flame, doppia fiamma. La uso tutte e due per attivare l'azione doppia fiamma che non c'è. E allora cosa fa? Prenderà l'azione Shrek, come la chiamo io ogni volta. Ma in realtà è l'azione Shrek, che è questo simbolino qua, che è praticamente un reroll per il dado da usare in un secondo momento. Stavolta per la caverna va un pochino meglio perché c'è un tesoro, quindi il corrispettivo sono due token omen. Quindi andiamo a rimpinguare in maniera un po' più abbondante la nostra collezione. Questa volta, siccome l'eroe sta andando un po' troppo avanti per i nostri gusti, decido di usare un pipistrello e fare un attacco dei pipistrelli giganti, che mi permette di fare di targettare anche l'eroe e di spostarlo fino a tre spazi. E decido di rispostare l'eroe fino all'entrata della caverna, così deve rifarsi di nuovo tutta la strada. Nel frattempo non ho altre azioni interessanti da fare, continuo a conservare questi e decido di proseguire con la forma della caverna, dove andrò a mettere un'altra simpatica imboscata qui. Rimpingo e piazzo un tesoro in un punto dove verosimilmente potrebbe rimanere per un pochino. L'eroe recupera i suoi cubetti e li usa intanto per muoversi fino a tre caselle e utilizzare il primo incontro per fare 1, 2, 3. Andare a cercare di attaccare il drago, che è il suo scopo primario. Qui abbiamo rivelato altri cristalli, decido di girarla in questo modo, altrimenti mi chiudo tutto quanto fuori. Compare il cristallo e finalmente, essendo sopra al drago, posso provare ad attaccarlo con una bomba. Quindi utilizzo un cubetto su bomba. Io sono sopra di lui. Devo avere più forza della sua armatura, che attualmente è 1, quindi uso anche un cubetto qui. Un passo verso la vittoria. Per precauzione terrò l'ultimo cubetto come scudo, in modo che se dovessi perdere dell'esperienza ne perderei soltanto una e non posso essere spostata. È il turno dei goblin, che sembrano stati zitti, ma pescano tre carte e si ricaricano le file. Avrei, allora, innanzitutto posso aggiungere un altro goblin ai denti a sciabola. Questo mi andrebbe in sovrappopolazione, perché ricordiamo i goblin non possono essere più di 4, quindi spendo un punto rage per evitare la sovrappopolazione, se no perderei tutti i goblin, e ne aggiungo uno invece ai goblin intelligenti, che finora non hanno dato particolare sfoggio di questa loro dote. Attivo i goblin zannosi che si muovono. Nelle oscurità non hanno problemi a muoversi i goblin, ma nel momento in cui escono alla luce, ogni volta che lasciano due caselle di luce, quindi in questo caso ne lascia una, la seconda, perdono un goblin. Ma non ce n'è bisogno, loro andranno direttamente dal cavaliere qua e lo colpiranno perché hanno una forza altissima, quindi un rosso da un più 1, più 4, a 5 di forza. Il cavaliere a 2 di forza non riesce a difendersi, quindi subisce un danno. E dopo aver colpito il cavaliere si disperdono, non perdendo altri due goblin. E ogni volta che si disperdono, perdono il mostro abbinato. I goblin ossa li lascio nell'oscurità, i goblin intelligenti li rimetto in gioco. Tra l'altro la carta mi fa pescare un mostro e due segreti. Due segreti li vado a piazzare appunto perché sono segreti. Il mostro devo piazzarlo subito e lo posiziono su questi in realtà, visto che non hanno agito. Al solito il drago terzo ad agire, è il suo turno, pesca tre carte come al solito. E come prima azione innanzitutto si ingerisce i goblin che ha mangiato prima, sbloccando un'altra delle sue cubetti pigrizia. Non può sbloccare più di un cubetto della stessa area, vedete ci sono tre aree, 1, 2 e 3. Dopodiché usa una fiammata per rivelare l'area circostante col solito dado, speriamo che faccia qualcosa di diverso. Niente di fatto, non era quello che volevo fare. Usa il token per ritirare, stavolta riesce, rivela tutte le aree adiacenti, in questo caso c'è solo questa, la piazza così per non dare possibilità alla caverna di sbloccare altre cose. Si muove di 1, si prende un tesoro e lo restituisce alla caverna. Facendo così sblocca un altro cubetto spigrizia e come altra azione lascia una gemma giù sulla mappa. La gemma del drago, oltre ad essere una cosa molto golosa per l'eroe e anche per gli altri personaggi,
l'anno un simbolo sempre attivo al drago. Uso una wing per spostarmi di una casella e userò l'altro simbolo per spostarmi di un'altra casella. Ok, la caverna pesca intanto. Questa volta abbiamo un cristallo e un tesoro, quindi abbiamo due elementi sulla plancia e pesca addirittura tre token. Oh, abbiamo collezionato cose interessanti. Siccome il cavaliere sta andando un po' troppo di fretta, utilizzerò delle spore soporifere utilizzando una stradina e due funghi per targettarlo. Gli farei perdere 5 di grit. Purtroppo l'eroe ha lo scudo addosso e perde soltanto uno. Però d'altro canto posso usare un altro token per buttare giù una tessera, perché ricordiamo che comunque lo scopo della caverna è quello di sbarazzarsi di tutte le sue tessere. Posiziono una tessera lì e proseguo con il solito Shape the Cavern, per cui metto giù un'altra tessera e un tesoro. Sono rimasto folgorato da questo gioco, perché dopo tanto tempo finalmente arriva sul tavolo un gioco originale, uno sforzo fatto dall'autore che è immenso, veramente. Riuscire a bilanciare queste cose qui non è per niente facile, e non lo è in realtà, perché quando cominci a giocare a Vast ti accorgi che sicuramente qualche personaggio forse è più semplice da giocare. In aiuto l'autore saggio ha messo queste carte sono il riequilibratore, cioè il giocatore più esperto può giocare con un livello più difficile quel tipo di personaggio, e di conseguenza quello meno esperto può usare un personaggio in modalità facile. Questo aiuta tantissimo per cercare di godere appieno le partite anche con quelli meno esperti. Ma per entrare nel cuore della caverna di cristallo, ragazzi miei, dovete giocarlo questo gioco, giocarlo. Alla decima partita si accende la fiamma e diventa il gioco più infame di questo pianeta. Odierete chiunque, perché la caverna si prende parole da tutti. Ecco, stai favorendo quello. Il drago dice: ragazzi, uccidiamo tutti il drago perché sta uscendo. I goblin, oddio, sono maledetti, sono fortissimi. No, sono scarsi, aiuto. Alla fine, inevitabilmente, vincono comunque tutti in maniera uguale. È bilanciatissimo. È difficile però entrare nella meccanica, non è assolutamente un gioco per tutti, soprattutto anche se la scatola può sembrare, non è un gioco per bambini, ma magari bambini un po' più intelligenti. Io non sono un bambino intelligente, quindi calcolate voi. C'è comunque un quinto personaggio nella scatola, si può giocare fino a 5 giocatori. Noi abbiamo fatto vedere nel video la configurazione standard, ma si possono cambiare tantissime configurazioni. Si può giocare drago, caverna, oppure caverna, goblin, guerriero, insomma quello che volete. Ma parliamo del quinto personaggio, appunto, il ladro. Il ladro ha un background che secondo me è meraviglioso, il fatto che lui è colpito da una maledizione e deve stare all'interno della caverna e recuperare tutti gli artefatti che gli spezzano la maledizione, se no continuerà a vivere questa maledizione. E qual è questa maledizione? L'eternità. Cioè lui viene continuamente ucciso nella caverna. È divertentissimo perché c'è un po' la caccia al ladro, e comunque è un personaggio molto forte perché va a recuperare i tesori ed è quello che tante volte spezza il ritmo alle partite classiche. Assolutamente consigliato, e anche questa volta è riuscito. Personalmente ho trovato Vast davvero un gioco divertente, ma veramente bastardo. Cioè io non so quanti litigi ho visto al tavolo, e quando c'è questo astio io mi diverto tantissimo, veramente è approvato a pieno. Dipendenza lingua c'è, non verrà tradotto in italiano, almeno per ora non lo so, nessuno me l'ha detto, quindi portate pazienza, non sono un autore, un editore, forse per me lo tradurrei adesso in italiano, anzi cosa state aspettando? La durata del turno è variabile. Che cosa intendo per variabile? Beh, ad esempio il drago, essendo più immediato, ha poche carte da gestire, è più veloce il turno. I goblin, che ad esempio hanno 3 tribù, sono più lunghi da fare, la caverna deve gestire tutto quanto, potete immaginare un turno nella caverna quanto è più lungo, e quindi nascono i cosiddetti tempi morti. Ma lì è un po' una questione del giocatore, se avete al tavolo il cosiddetto analisi paralisi, magari fategli fare il drago, ecco. Quindi questo gioco è esente da difetti, ma non diciamo malediciate, diciamo invece che ha il suo difetto semplicemente nello spiegare. Voi provate a immaginare andare a un tavolo e spiegare 4 regolamenti diversi. Wow, ci perdete davvero tanto tempo. In aggiunta ci sono dentro, volendo, anche tante varianti. Se non sbaglio, una modalità campagna. E i regolamenti non sono sempre molto chiari, nonostante ci sia stato un grandissimo sforzo nel mettere regolamenti personalizzati, scritto tutto sulla plancia.
Come ho detto anche all'inizio, è un gioco difficile da assimilare, ma proprio per la sua stessa corposità. Una volta entrato nel mondo della caverna cristallo, bingo! Quindi ragazzi, chiudo questo Dicecraft, il prossimo sarà, ve l'ho promesso, Sword and Sorcery, sarebbe uscito prima, ma è arrivato questo, e in più Sword and Sorcery è un gioco molto molto complesso, anche se qualcuno dirà di no. Detta questa, che la forza sia con voi!